Buongiorno, oggi siamo in collegamento con il professor Italo Fiorin, docente di pedagogia sociale alla Università LUMSA di Roma. Perché parliamo col professor Fiorin? Perché lui è un grande conoscitore del pensiero di Edgar Morin che proprio giovedì 8 luglio compie 100 anni e noi vogliamo con questa intervista ad Italo Fiorin rendere anche un doveroso omaggio a Morin, che è considerato a buon diritto uno dei più importanti filosofi del Novecento. Allora, guarda, Italo, iniziamo subito con la prima domanda, così entriamo nel cuore subito del pensiero di Edgar Morin. Morin è considerato il filosofo della complessità. Ma che cosa ha a che fare la complessità con il mondo della scuola? Beh, Morin, diciamo, è una veramente singolare figura che è anche difficile da definire, perché, come hai detto tu, è un filosofo, ma è anche un antropologo, ma è anche uno studioso approfondito delle scienze della comunicazione, una persona che ha frequentato molto anche altri ambiti scientifici. Ed è arrivato all'idea, quando ha definito il suo concetto di complessità, che la possibilità di comprendere la realtà e quindi di comprendere l'uomo nel XXI secolo, nota che è un filosofo più del Novecento che del XXI secolo, ma ormai lui è tutto già proiettato in questa nuova epoca. La possibilità di comprendere quindi la condizione umana è resa tale se si ha la capacità di superare quei recinti disciplinari che rappresentano delle gabbie che isolano la realtà, la frammentano, ma ne impediscono la ricomposizione. Questa idea pone il problema del come arrivare a modificare un paradigma, passare cioè da quello che lui stesso chiama il paradigma della semplificazione, che nasce con Cartesio, res extensa, res cogitans, scienze della natura e scienze dello spirito, e poi da lì le specializzazioni disciplinari, poi le iperspecializzazioni, come passare da questa visione della scienza, che è capace di approfondire in verticale, ma non di cogliere le relazioni tra le cose, ad un pensiero invece capace di connettere, un pensiero pertinente alla complessità. Questo passaggio come può avvenire? È qui che Morin scopre la forza dell'educazione. È soltanto l'educazione che porta, o che dovrebbe portare, a una riforma del pensiero, la strada per poter cambiare paradigma. Ecco, a questo proposito c'è un dato curioso che forse è bene mettere in evidenza. Edgar Morin inizia la sua carriera, diciamo, il suo percorso di studioso come epistemologo in ambito filosofico e dal punto di vista culturale generale lui ha avuto anche grandi interessi molto lontani, per esempio si è occupato di cinematografia, aveva fondato persino una rivista di cinema. Ecco, quale percorso ha fatto per arrivare poi negli ultimi 20 anni a mettere proprio al centro il tema della scuola e il tema della educazione? Penso che forse la chiave per comprendere una persona che già di per sé è complessa è il suo impegno, è il suo impegno civico. Tu hai citato varie dimensioni della ricerca di Morin. Io vorrei però citare un'altra esperienza fondamentale che il giovane Morin fa. Morin vive nella Francia occupata dai nazisti. Morin, voi lo sapete, lo sai, è una persona ebrea, è agnostico, però è un ebreo,
in quei tempi non era molto igienico presentarsi in società con questa etichetta. Tant'è vero che Morin è il nome che assumerà, è un cognome, ma lui lo assumerà come nome quando sceglie la strada della resistenza. E quindi Morin ha un'esperienza di vita molto forte da giovane e si chiamava Nahum e invece viene poi a chiamarsi come poi ha mantenuto, quindi è interessante vedere che ha mantenuto, quindi si è identificato nel suo nuovo nome, che è un nome di, il nome di un combattente per la libertà, per la liberazione. Quindi questo è un elemento secondo me molto importante, molto profondo. Ed è anche un altro elemento che forse è interessante notare, la sua curiosità per l'uomo, per l'umano, la sua preoccupazione di salvare l'umano, avendo presente che cosa significa invece la distruzione dell'umano, e quindi la ricerca delle chiavi di comprensione dell'uomo contemporaneo. Credo che questo sia un po' la radice di che Certo. porta a voi. E poi la curiosità, Morin è una persona, ho avuto il piacere di conoscerlo, sia pure tarda età, insomma, di aver avuto modo di ascoltarlo, ed è veramente, ma ascoltarlo anche nella familiarità, ed è una persona estremamente curiosa, è ancora una persona estremamente curiosa, curioso dell'uomo e, qui il suo impegno, preoccupato di dare un contributo all'umanizzazione. Morin ha riportato in auge anche una vecchia espressione di un filosofo francese di 500 anni fa, cioè Montaigne, che parlava della testa ben fatta. Montaigne diceva: meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. In quale accezione, con quale significato Morin usa questa espressione, secondo te? Sì, interessante il fatto che addirittura venga dedicato un libro che ha questo titolo, no? La testa ben fatta, da Gian Morin, che riprende appunto il pensiero di Montaigne. Ma che cos'è la testa ben piena per Morin? Non è semplicemente, diciamo, quello che verrebbe da immaginare a prima vista, cioè una testa che è il risultato di una trasmissione nozionistica del sapere, quello che noi tante volte intendiamo, no? Con un'idea di una scuola inadeguata proprio perché è preoccupata soprattutto di riempire le teste. Certo c'è anche questo, ma c'è qualcosa di più nella idea che Morin ha e che affida a questa metafora. Di che cosa sono piene le nostre teste oggi? Sono piene delle tante, infinite informazioni che vengono continuamente erogate da una molteplicità di mezzi di informazione. E siamo dominati dalle informazioni senza avere la capacità di districarci tra le informazioni stesse. E siamo incapaci di districarci in questa marea di informazioni anche per il fatto che noi affidiamo la nostra ricerca a una modalità semplicistica di fronteggiarle. E ancora una volta ritorna il tema della complessità. Allora Morin dice che è meglio una testa ben fatta, perché una testa ben fatta è una testa che sa pensare. Ma anche il pensare per Morin non è soltanto una operazione razionale di tipo in qualche modo rigorosamente matematico. Morin dice che c'è bisogno di meticciare il pensiero matematico o algoritmico con il pensiero narrativo, con il mito, che noi siamo persone definite da una complessità anche legata ai modi con i quali cerchiamo di arrivare alla conoscenza. E quindi questa ibridazione è molto importante. Ecco che allora è meglio una testa ben fatta, ecco perché la riforma della scuola, dice lui, perché poi appunto giungerà anche a occuparsi della riforma della scuola, deve essere non tanto una riforma dei programmi, quanto una riforma del pensiero. Senti, veniamo al 2007, che è l'anno in cui in Italia si
mette mano alla riscrittura delle indicazioni nazionali, operazione alla quale tu avevi attivamente partecipato. Per questa operazione viene chiamato anche Edgar Morin, che dà un contributo molto importante, perché Edgar Morin è un po' considerato l'ispiratore anche della premessa alle indicazioni nazionali. Ecco perché Edgar Morin venne chiamato e soprattutto quale fu, a tuo parere, il contributo che Edgar Morin diede a quella operazione. Per cui devo ricordare che il grande merito di aver portato Morin in Italia è di Mauro Ceruti, che era il presidente di quella commissione nazionale che ho avuto certamente l'onore di coordinare. E Edgar Morin è ancora oggi uno degli autorevoli, ma direi forse esponenti del pensiero di Morin, ma anche ovviamente con una sua originalità, quindi una personalità che ha dato un grande contributo e che ci ha consentito di attingere al pensiero di Morin in una maniera profonda. Perché Morin? Perché ci è sembrato che nel pensiero di Morin ci fosse veramente una capacità di guardare lontano. Come dicevo forse prima, ma Morin è un uomo vissuto prevalentemente nel Novecento, la sua è una lunga vita, fra poco festeggeremo il suo compleanno, 100 anni sono importanti, però è vissuto nel Novecento, ha conosciuto sulla sua pelle la fine, il crollo del mito del progresso, come di una umanità che non poteva che andare avanti inesorabilmente verso il meglio. Ha vissuto le tragedie delle ideologie che sono crollate, ha conosciuto l'esperienza delle bombe atomiche che hanno rappresentato questo segno che l'università, l'umanità potrebbe autodistruggersi, e quindi ha da questo punto così tragico riflettuto per offrire una prospettiva. Una prospettiva non soltanto parziale, ma una prospettiva di carattere umanistico, di nuovo umanesimo. Ecco, quest'idea del nuovo umanesimo lo si ritrova molto nelle nostre, insomma, nelle indicazioni che abbiamo contribuito a scrivere. E c'è in questa, naturalmente va anche detto che non è solo Morin come riferimento delle indicazioni nazionali, però certamente l'influenza più forte è la sua. E un punto in particolare è interessante sottolineare, che ancora oggi è attualissimo, anzi è riattualizzato per così dire dalla legge 92 sull'educazione civica, cioè l'idea di cittadinanza. L'idea di cittadinanza dell'indicazione a partire dal 2007, ed è dal 2007 che questa finalità viene inserita anche nella scuola dell'infanzia per la prima volta, non è quella di una cittadinanza localistica, ma è quella di una cittadinanza plurale. Si è cioè chiamati ad essere cittadini contemporaneamente del proprio, diciamo, della propria comunità, anche della piccola comunità dove uno vive, certamente del proprio paese, quindi per noi dell'Italia, ma di più cittadini del proprio continente, noi siamo in Europa, e cittadini del mondo e del pianeta. È molto importante questa, diciamo, complessa scala di cittadinanze, ma essere cittadini planetari significa in qualche modo cominciare a sentire come propria patria il pianeta. Parliamo ancora di un punto, a mio parere, molto importante e molto interessante. Sai, questo è il dibattito che c'è da sempre nella scuola e che soprattutto negli ultimi anni si è molto sviluppato, ed è il rapporto conoscenza, conoscenze e competenze. Che cosa ne direbbe Morin su di questo dibattito? Come la vedrebbe la questione? Morin sicuramente più volte si esprime sulla conoscenza che è la
però deve essere in qualche modo ricondotta ad una sapienza. Dice, citando, dov'è la conoscenza, quanta conoscenza perdiamo nell'informazione? Prima domanda. E allora dice che la conoscenza è superiore all'informazione, perché la organizza, altrimenti siamo in quella torre di Babele della testa ben piena. Ma poi non basta. E anche dov'è la sapienza che si perde nella conoscenza? E allora c'è una collocazione del conoscere come capacità di organizzare le informazioni, ma anche poi come bisogno di essere ricondotto ad un orientamento di senso. In questa maniera allora abbiamo una diciamo unitarietà. Moreno spesso ragiona mettendo in luce elementi che poi connette in una organicità. E allora la competenza, quando parla dell'educare e del rapporto tra istruire ed educare e quindi dell'insegnare a pensare, parla dell'importanza di quella che lui chiama un'intelligenza generale, una intelligenza che non sia soltanto settoriale, anche se importante, come il problem solving, come tutte cose importanti, ma poi alla fine bisogna ricondurle ad un pensiero generale. Allora, le competenze sono sicuramente le modalità con le quali noi cerchiamo di fronteggiare i problemi, ma al tempo stesso anche le competenze hanno bisogno di orientamento. Diciamo che in questo caso non cito Morin, se non in qualche modo facendogli dire una cosa che non ha detto esplicitamente, possiamo dire che la testa ben fatta è meglio della testa ben piena. Ma dobbiamo aggiungere che anche la testa ben fatta deve essere orientata a fare del bene, a lavorare per il bene, in questo caso a lavorare per quell'idea di fraternità che deriva dal sentirci tutti legati dentro un pianeta che potrebbe essere, come diceva Greta, in fiamme, ma è la nostra casa comune. E allora questa idea ovviamente è un'idea di impegno con senso, con un senso, perché ci possono essere teste ben fatte, e Morin lo sa molto bene, che causano disastri, che causano tragedie. La ragione stessa può creare mostri. Ci sono delle pagine in cui Morin fa vedere come la ragione deve essere sicuramente capace di controllare le emozioni, capace di, ma bisogna che ci sia una armonia tra queste dimensioni di questo uomo complesso che appunto è insieme individuo, è insieme essere sociale ed è insieme appartenente ad una specie. Dice Morin, questa trilogia bisogna che sia tenuta ben insieme, perché ad esempio se prevale l'elemento individuale, allora noi possiamo vedere che cosa succede, abbiamo degli esempi tremendi, se pensiamo ai danni che un capitalismo sfrenato provoca. Se prevale il sociale sull'individuale, abbiamo invece il contrario, abbiamo invece le degenerazioni totalitariste. Se si perde l'attenzione alla specie, abbiamo la catastrofe. Allora bisogna tenere insieme queste cose. Ringraziamo Italo Fiorin per questa bella e interessante chiacchierata che abbiamo fatto e ovviamente auguriamo ad Edgar Morin un bel 100° compleanno e auguriamo anche a noi stessi di poterlo leggere ancora, di poterci, di poter imparare ancora delle cose grazie ai suoi scritti, ai suoi pensieri, alle sue riflessioni. Quindi ancora molti auguri a Edgar Morin e speriamo appunto di leggerlo ancora per tanto tanto tempo. Grazie anche a Italo Fiorin. Bene, grazie.